Rassegna stampa di oggi 9 marzo 2018, questa è la seconda edizione, cari amici, della nostra rassegna stampa, che vi ricordo è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Salvini apre, spero che il PD sia disponibile a una via d'uscita. I Dem dicono governi con chi ha gli stessi programmi. Durante la conferenza stampa, dopo l'incontro con i parlamentari eletti, il leader del Carroccio ha aperto al Partito Democratico. Dal Nazareno però l'invito è stato rispedito al mittente. Hanno detto la Lega non si nasconda dietro a pretesti. Movimento 5 Stelle, riunione dei neoeletti a Roma, Di Maio dice andremo al governo, devono passare da noi, annuncia i capigruppo. Primo raduno nella capitale per i parlamentari 5 Stelle che si preparano all'insediamento delle prossime settimane. A guidare i gruppi a Camera e Senato saranno rispettivamente Giulia Grillo e Danilo Toninelli, che come dal nuovo regolamento saranno in carica 18 mesi. Casaleggio davanti ai portavoce ha detto: non vi chiederò mai di cambiare una legge. Governo, nessun sistema poteva dare maggioranza, ma con un premio, sfide secche di collegio sarebbe stata più vicina. L'analisi di YouTrend dimostra che nessun meccanismo, né maggioritario né proporzionale, avrebbe dato una base solida in Parlamento per un esecutivo, ma nel caso dell'uninominale all'inglese, con duelli tra i candidati a turno unico e perfino del Mattarellum, il centrodestra avrebbe potuto lavorare con numeri più agevoli. Molise, Antonio Di Pietro torna in politica, è candidato governatore. L'ex leader dell'Italia dei Valori ha incassato l'appoggio del centro-sinistra, compreso quello di Liberi Uguali e di liste regionali che volevano presentare candidature autonome in contrapposizione a quella del presidente in carica, cioè Paolo Frattura, che però ha fatto un passo indietro. Vaccini, scade il 10 marzo il termine per presentare i documenti, stimati 30.000 bambini non in regola. Lo afferma il past president della Società Italiana di Igiene, Carlo Signorelli, alla vigilia della scadenza del termine del 10 marzo per la presentazione dei certificati vaccinali necessari per evitare l'esclusione da nidi e materne. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.